Radiografie di un destino di Gillo Dolfness. A volte un mero dato tecnico, alle volte un grave evento esistenziale, possono determinare l'esplodere di una forma artistica che, latente, si nascondeva nei meandri della propria coscienza o del proprio inconscio. Nel caso di Meneghetti, è stato addirittura l'incontro di un artificio tecnologico e di un evento cruciale a suscitare l'esplosione di un'attività che in precedenza aveva oscillato tra svariati tentativi creativi, dal collage al design, dalla scultura alla pittura, ma senza che una vera costante stilistica fosse davvero emersa. Invece, a partire dagli anni Ottanta, una nuova fase della sua creatività doveva farsi strada e diventare l'aspetto dominante di quasi tutta la sua produzione. Di che si trattava? Innanzitutto, d'un episodio che era di per sé drammatico e che avrebbe potuto segnare tutta l'esistenza di una sua figlia. Una bambina allora di 4 anni fu vittima di un grave incidente. Solo l'energia, la disperazione, la fiducia nelle terapie, il ricorso agli specialisti più noti in Italia e in America riuscirono a risolvere quel grave problema. Prima di giungere alla guarigione, peraltro, furono scattate per i diversi controlli decine e decine di radiografie che di giorno in giorno, di mese in mese, segnavano le tappe del risanamento. Ebbene, quando Meneghetti si trovò davanti a questa serie di immagini evanescenti e al tempo stesso parlanti, suggestive di atmosfere, personaggi, paesaggi, quasi fossero gli embrioni di forme ancora da sviluppare, una nuova fase creativa si venne a schiudere per lui. L'intervento su queste radiografie, ingrandite, fissate sulla tela sensibilizzata e poi metamorfosate in dipinti autonomi attraverso l'uso di inchiostri alcolici, portò alla realizzazione di una sorprendente serie di opere dove la personalità dell'autore riusciva a dominare l'aleatorietà della primitiva immagine radiografica e a conferire alla stessa dei significati del tutto nuovi che solo la fantasia dell'artista poteva individuare. Non era sufficiente, infatti, valersi delle trame della pellicola per costruire un'opera a sé stante, ma era, ed è tuttora nelle prove più recenti, indispensabile scoprire quegli elementi iconologici che potevano sfuggire a prima vista e che invece si annodavano tra le ombre e le luci della lastra. Oggi, che l'uso del medium radiografico è estremamente diffuso in molte situazioni pittoriche e in molto materiale pubblicitario, il tipo di tecnica usato da Meneghetti non desta più sorpresa o scandalo. Bisogna peraltro riconoscere che egli è stato indubbiamente tra i primi, e forse il primo in assoluto, a comprendere l'interesse estetico oltre che scientifico di questo mezzo, e soprattutto a individuare il significato profondo di tale impiego. E infatti la sua opera non si può apprezzare appieno se non si tiene conto di quella che è stata l'origine prima della stessa, come ho appunto ricordato. Il che giustifica l'uso così anticipatore, 1979, di questa tecnica come base di una progettazione artistica. E infatti, ognuna di queste radiografie costituisce lo stimolo dal quale l'artista ha saputo e sa recuperare uno spunto immaginifico. La prima lastra infatti si trasforma, volta in volta, in ritratto, in composizione astratta, ma anche in paesaggio, in catena di montagne, in mareggiata. A seconda dei casi, gli stessi colori aggiunti all'evanescente trama fotografica acquistano una valenza ora naturalistica, ora decorativa, e permettono a Meneghetti di inventare delle situazioni storiche, cronachistiche, familiari, politiche. Si veda ad esempio l'affascinante autoritratto al chiaro di luna, dove la radiografia del cranio si trasforma nell'astro notturno. Oppure il ritratto di Gengis, dove la radiografia del bacino diventa un volto lugubre e imperioso. O il ritratto di Rocky, un bacino che diventa cranio, le anche che diventano polsi che sovrapposti vengono a sostituire degli occhi. E che dire del ritratto di Eric in Marocco, dove l'atmosfera decisamente tropicale è ottenuta sfruttando le immagini radiografiche delle ginocchia. Un diverticolo intestinale si trasforma nel ritratto di Maria Pia sotto la pioggia, mentre il ritratto di Maximilian a Haiti non è altro che una radiografia del bacino con gli occhi spalancati nel vuoto. Il fatto che alla base di tutti questi lavori ci sia sempre un elemento organico, arcata dentaria, articolazione coxofemorale, cranio, massa intestinale o addirittura lo scheletro di un uccello, di una pianta, non ha più che un'importanza storica o documentaria,
In realtà, le radiografie si sono trasformate in intime memorie, in ricordi, in sensazioni di fronte alla natura, al mare, e sono divenute patrimonio pubblico, anche se derivate da un episodio del tutto privato, come quello della figlia bambina, come quello, spesso ripetuto, dello stesso corpo dell'artista o di amici e conoscenti che si sono prestati alla radiografizzazione. Rimarrebbe a questo punto da dire qualcosa a proposito delle valenze pittoriche di queste opere, che naturalmente sono limitate dall'uso necessario della tela sensibilizzata come supporto e dei colori alcolici come mezzo cromatico. Queste limitazioni sono alle volte evidenti e tuttavia sono anche un benefico freno che costringe l'artista a rimanere entro l'arginatura del medium impiegato, anche se spesso i lavori più efficaci sono da individuare in quelli dove l'intervento pittorico è più netto e dove la trama offerta dalla radiografia appare più deformata e irriconoscibile. È così per alcune delle ultime opere dove è stata usata come materia prima l'ecografia anziché la consueta radiografia, giacché queste ultime, proprio per la peculiarità tecnica, appaiono meno nette e stagliate, più nebulose ed evanescenti delle altre, il che permette di individuare nelle stesse paesaggi crepuscolari, alberi, tramonti, con un lirismo pittorico insolito e assai suasivo. In un momento dove l'arte visiva si trova di fronte al dilemma se abbandonare la pittura tradizionalmente intesa e ridurre il proprio campo d'azione esclusivamente alle performance, alle installazioni, ai collage oggettuali, questa operazione di Meneghetti gli consente di scavalcare il confine tra astratto e figurativo, tra video arte e fotografia, e di valersi bensì d'un mezzo che solo la tecnica contemporanea ha reso possibile in seguito alle scoperte scientifiche, ma che tuttavia gli permette un intervento autonomo, dove artificio e natura ancora una volta possono convivere e cooperare. Certo, si potrebbe affermare a questo punto che anche le chiazze sul muro nelle quali Leonardo scorgeva misteriose figure, o le macchie di inchiostro schiacciate del test di Rorschach, ci presentano gli abbozzi aleatori e occasionali da cui possono prendere l'avvio opere pittoriche successive. Il che del resto vale per ogni arte, non solo per la pittura. Quanto spesso è un ritmo, un suono, un singolo vocabolo a fungere da embrione di un'opera poetica, letteraria, musicale. E questo è indubbiamente vero anche per i lavori di Meneghetti. Con una sostanziale differenza, tuttavia, che alla base di queste immagini così insolite e sconvolgenti, esiste sempre la drammatica presenza di un nucleo organico preesistente e appartenente a un individuo, a un animale, pesce, uccello, comunque facente parte della natura circostante e non costruito esclusivamente da una stimolazione meccanica. Il pericolo, semmai, è quello di un fossilizzarsi della fantasia rivolta a un'unica fonte immaginifica, o diciamo pure mitopoietica, il che però non avviene dato che l'artista ha saputo esprimersi precedentemente in molti modi diversi attraverso il design, la scultura, la musica. Credo pertanto che in questo caso si debba riconoscere alla radiografia un ruolo primario con una fase esistentivamente intensa e drammatica nella vita dell'autore. Una fase che è stata involontariamente la matrice di tutta un'opera di eccezionale intensità. Scrive Eric Steingrau. Anche oggi, in un momento in cui così tanti artisti rincorrono il fantasma dello spirito del tempo, sottomettendosi agli imperativi del mercato, continuano ad esistere alcuni spiriti indipendenti che lavorano al riparo da qualsiasi moda passeggera. Tra tali straordinari artisti annovero Renato Meneghetti, che da oltre 30 anni prende parte ai temi più vitali della nostra epoca e persegue la strada verso una forma di opera d'arte totale. Parla molti idiomi, ha sperimentato quasi tutte le modalità di espressione artistica proposte a partire dagli anni 60, senza privilegiarne una in particolare. Sceglie di volta in volta la strumentazione che gli appare più consona. Meneghetti rappresenta senza dubbio una figura chiave per chi voglia capire in che modo gli ultimi quattro turbolenti decenni si siano riflessi nella sfera dell'arte. Lucio Fontana riconobbe precocemente il talento a tutto tondo di questo giovane positivo, come egli stesso lo chiamò.
Anche nell'era del digitale non mancano idee creative a chi si è espresso come pittore, scultore, architetto, fotografo, designer, regista, musicista, all'artista che ha operato nel film, nel teatro, nel video. Scrive Sir Denis Mellon. Ciò che mi interessava di trovare in un artista è stato soprattutto una personalità fortemente individuale e positiva, che può ben anche avere, ma non deve necessariamente avere, un aspetto esplorativo. Benché non ho mai avuto l'occasione di imparare i vari linguaggi dell'arte contemporanea, posso osar di dire che ho avuto una forte impressione che la sua opera così vasta può ben inserirsi in quella categoria, con un lato talvolta audacemente sperimentale. Due volumi, uno edito da Eletta, autore unico Achille Bonito Oliva, accentrato sul tema Radiografie 1979-2000. L'altro edito da Schira, con introduzione di Gillo Dorfles, con saggi di Manlio Brusatin, Walter Guadagnini, Flaminio Gualdoni, Pierre Restani, Eric Steingraber e Tommaso Trini.